Buonasera, bentrovati a tutti. La raccomandazione fondamentale dell'avvocato Scheggia è di essere brevissimi e io cercherò di esserlo, anche se, come avrete visto, il film in effetti è complesso nella sua costruzione e non è casualmente complesso, come cercherò anche brevemente di argomentare. Due parole di inquadramento sono necessarie, richiamando, diciamo così, la marca creativa specifica dell'autore del film, che come sapete è Steven Spielberg. Spielberg ha una caratteristica tra le molte rispetto agli altri autori del cinema hollywoodiano della seconda metà del XX secolo, e cioè, per lo più, per dirla un po' familiarmente, in breve, è un autore seriale, nel senso che costruisce le sue storie attraverso una molteplicità di appuntamenti, prequel e sequel, proprio per sviluppare più ampiamente e in maniera, come dire, concettualmente più esauriente i temi che vengono di volta in volta affrontati. Ricorderete certamente, tanto per citare alcune delle serie di Spielberg, quella sugli extraterrestri, tanto per capirsi, e cioè Gli incontri ravvicinati e E.T., la serie fortunatissima di Indiana Jones, che comprendeva nella sua, come dire, formulazione originale tre capitoli, la serie di Jurassic Park, probabilmente una delle opere complessive meno riuscite di Spielberg. Questo film, a differenza della serie che cronologicamente lo precede e che è la serie, potremmo dire, di impegno civile, cioè quella che ruota soprattutto su due opere, Schindler's List e Salvate il soldato Ryan, opere, come dire, che sono destinate ad una sorta di edificazione civile. L'una nella, come dire, nella sottolineatura della necessità di opporsi a qualunque forma di dispotismo, di dittatura, in particolare quella nazista, l'altra, Salvate il soldato Ryan, anche se a mio giudizio inficiata da un eccessivo patriottismo, un film ispirato a istanze pacifiste. Questa opera, questa Minority Report, che è un'opera, come dicevo prima, particolarmente complessa, può essere, io credo, convenientemente abbinata a un film di un anno precedente, o anche questo un film complessivamente non molto riuscito, cioè Artificial Intelligence, nel quale Spielberg mette alla prova un assunto di base. Quello cioè che in una prospettiva futuribile, e questa dimensione del futuro accomuna Artificial Intelligence a Minority Report, ciò che sarà più caratterizzante sarà, come dire, la dissociazione dei soggetti in due tipologie, i soggetti organici e quelli meccanici. Con la sottolineatura che si tratta quasi sempre di soggetti tra di loro indistinguibili, anche se in un caso abbiamo a che fare, per intendersi, con la biologia, nel caso dei soggetti organici, e invece con la tecnologia spinta alle sue frontiere più remote, nel caso degli individui meccanici. Questo film riprende questo assunto e delinea sulla base di questa contrapposizione o distinzione, delinea uno scenario futuro, il 2054, nel quale sostanzialmente saremo in presenza di alcuni problemi, secondo Spielberg, che nel film vengono declinati senza le pesantezze saggistiche con le quali molto spesso sono costruite le rappresentazioni del futuro,
ma vengono invece proposti attraverso alcune coppie concettuali. Le enumero e poi, per tranquillizzare Vando, mi fermo immediatamente. La prima e la più evidente è, diciamo così, la coppia, il binomio previsione-predeterminazione. Tema, come vedremo, perché mi auguro che avremo la possibilità di ritornarci, molto antico nella tradizione filosofica e qui riproposto in chiave tecnologica, anche se c'è quell'esemplificazione che è stata mantenuta nella sinossi del film, cioè quella specie di palla da biliardo che percorre appunto un percorso e che dà proprio netta la formulazione che già nel periodo della filosofia scolastica era stata offerta a questo tema del rapporto previsione-predeterminazione. Un secondo tema fondamentale, che immagino sia particolarmente interessante per il professor Stortoni, è la questione del rapporto tra pena e colpa.